Signori miei, benvenuti e bentornati su Forza Horizon 4. Oggi voglio fare speciale Horizon piloti giornalieri. Eccolo qua, il premio sarebbe la BMW M6 del 2013, quindi una delle più belle mai Welcome back, fatte. Roberto. Forza Edition, quindi molto interessante, davvero molto interessante. Gli diamo subito, subito, subito un'occhiata velocissima. Ok. Siamo in inverno, quindi non so che tipo di gara potrebbe essere, immagino su asfalto, ma bisogna tenere conto del manto stradale innevato. There's a Tre gare su lot of people coming strada. to watch Beh, ho this visto una winter Fiesta diesel, you know. ST Go give them a show. come prima immagine, quindi immagino che siano macchinine compatte, 800 di livello massimo. E invece no, una bugia incredibile. L'RS3 ha già 800, quindi interessante. C'è anche l'M3 V8, la E46, Civic Type R del 2015, auto interessante. Mi danno addirittura la BRZ. Guarda, io voglio vedere su acquista auto che roba mi fa fare. TT, interessante. BMW, io non vorrei usare un SUV, non mi interessa. Mi piacerebbe molto lo Civic o anche il Classe A 45. Anche il classe A45 non è male. Civic forse un po' più equilibrata, ma classe A più ideale per questo tipo di percorsi. Quindi io direi di andare di classe A, anche se Audi A3 è già a livello 800, ma non so se a parità poi la classe A45 è meglio. È una macchina anche più nuova, eh. Vediamo se su Audi Audi. Dove Audi? Eccolo qua. L'RS3 Sportback nasce con 6,99. Eh? Attenzione. Quindi si può fare. Eh? Quindi si può fare. Anche perché vuol dire che è già stata pompata un pochino. È già stata pompata. Intanto vi invito subito a iscrivervi al canale. Adesso siamo anche in live su Twitch che trovate in descrizione. Mercedes-Benz. Dammi un classe A45, dammelo. Normale, loro specie. Casa produttrice che cosa mi fa fare? Una bella schifezza. Io vorrei una roba più easy possibile. Questa qua sarebbe figa in legno. In legno, ma la lasciamo grigia. 65.000? Un po' tanto mi sembra per una classe A. Anche se da nuova potrebbe quasi costare queste cifre qui, eh. Adesso in 4 ore di salvataggio forse riusciremo a vedere qualcosa. Anche se usando internet anche da un'altra parte potrebbe fare fatica a salvare, anche se io gioco offline in singolo su Forza Horizon. Allora, garage potenziamento. Non guardo neanche le altre cose, miglioriamo subito. Mi sblocca una cosa che a me non interessa. Buono, 12 kg di miglioramento col peso. Questo potrebbe tornare utile, invece. Questo potrebbe tornare utile. Freni essenziali, l'assetto da gara glielo mettiamo. Che fai, rollio, te ne privi? Gli diamo un po' di peso. 65 kg e poi glielo togliamo con 774. Gli voglio dare un volano più leggerino. Col turbo, fuffi, guardate l'erogazione come cambia. Wow. Va come cambia con l'erogazione. Incredibile, eh? Lo so che è incredibile. Diamogli anche uno scarico, anche se quello che serve tanto alla classe A è un allungo più pronunciato. Quindi glielo mettiamo da lungo. E adesso ci siamo completamente brasati. Qualsiasi miglioramento. Valvoline, gliele diamo le valvoline. Aspirazione per un nulla, non siamo riusciti, eh. Veramente per un nulla. Il blocco neanche. Pistoni, figurati. Intercooler gliel'ho messo, sì. Questo sì. Il volano sì. Allora gli diamo qualche livellino. Per questo anche regolabile 800.
Mi perde un po' in velocità, ma siamo ben contenti. Siamo ben contenti. Diamogli una percentuale maggiore al posteriore. Come molle vanno bene. Molle. Abbiamo già una ripartizione interessante. Differenziale 50-50 non ci interessa. Io direi 65% al posteriore. Potrebbe rendere un po' meglio il classe A. Questa macchina qua, ragazzi, vi assicuro che non va così forte come sembra. Non va così forte come sembra da originale. Anche se i cavalli sono tanti, lo 0 a 100 viene coperto praticamente in una frazione di secondo, ma dopo i cavalli sembrano scomparire. Questo è quello che mi hanno detto i proprietari. Cosa diversa su RS3 che invece l'allungo è praticamente infinito. Motore quel 5 cilindri veramente importante. Che scenetta che ci fa tutta, quella anche meno, anche meno. Trazione posteriore qui sarebbe stata un suicidio. Trazione posteriore, anche l'S1 vedo che c'è. Perché sono tutte ste macchinette e io dovevo usare per forza quei catamarani? L'M3, attenzione, le 92 davanti a noi, insieme a un Audi S4. No, l'Audi 4 sembra quella. Non capisco se è un Audi 4 o un Volkswagen Corrado. Però sulla neve ce la stiamo cavando abbastanza bene. Quinta. Dopo daremo una possibilità anche a RS3. Vai, nostro amico. Ma fin troppo. Là. Si guida bene però, eh. Si guida benino, devo dire, eh. La potenza non è infinita, però allora, a livello estetico è la più bella che c'è, senza dubbio, veramente bellissima. Va, è sta roba. Buono l'assetto. Buono. Buono, assorbito bene quel saltino, l'atterraggio con tutte e quattro le ruote. Non stiamo andando fortissimo, come vedete, non stiamo andando forte, forte, forte. Voilà. Attenzione. Voilà, giù tutto. Pena. Voilà. Stiamo andando bene, ma gli altri anche stanno andando bene. Devo dire. Cioè, il classe A si sta difendendo meglio di quello che sembra. Ha una buona guida, nonostante le gomme stock, quindi non fatte per la neve. Andando abbastanza bene, sì. Cannone, 250 all'ora senza colpo ferire. Mette la sesta per riposare il motore. Scarica solo 7000 giri. Beh, rimane comunque un motore turbo, quindi va già molto bene. 250 è limitata, non ce la fa. Vedete, gli mancavano i cavalli per andare oltre. Questa è una cosa che non mi piace tantissimo su questa classe A. Ha vinto l'M3 del 2008 e non ho letto l'altro, ma è una Volkswagen, quindi sarà la Corrado VR6, che invece è un bel mostro. Io mi metto comodo, come potete vedere, a cavallo le gambe, easy, easy peasy. Abbiamo un altro sprint, interessante, però stavolta io userò l'RS3. Voglio provare l'RS3, che qua, sempre 800, è molto più. Controllo 7-2, 7-2, 9-2, 6-3, eh? Un po' più veloce e anche più veloce in accelerazione. È meglio il classe A. Meglio il classe A. Incredibile. Non l'avrei mai detto, eh. Cioè, dire che sono macchine anche di anni diversi, eh.
Quindi a livello di tecnologia è ben diverso. Non mi interessano le vittorie. C'è un golf anche lì davanti. Ma penso sia l'R. Stesse uno, eh? Annaia. Vai, vai. Guarda lì, le 46 come tira. Però riesco a staccare un pelo dopo. Bella cambiata, eh. Ci ha tirato giù una bella cambiata. Vedi più lei. Non c'è niente da fare. Sono stupito che vada di più, per il semplice fatto che essendo posteriore qua dovrebbe uscire dalle curve molto più lentamente, ma invece ne ha di più. Ne ha di più anche con il motore aspirato contro il motore turbo. Via. Via. Per l'amor di Dio. Frenata termoatomica. L'ho mancata di 1 metro questo. Questa l'ho proprio brasata. L'ho brasata completamente. Un'erogazione molto lineare da parte del classe A. Intanto alle 46 va via. Non si spiega. Non si spiega. Dobbiamo forse aumentare il passo. Dobbiamo forse aumentare il passo. Lo vogliamo aumentare. Lui ne ha di più, eh. Lui ne ha di più, sì. Mi avvicino pericolosamente. Vai. Oh, niente, eh. Ho messo la quinta, siamo fregati. Madonna ragazzi, col motore non riusciamo a prenderla, eh. Qua l'ho presa proprio male. Se riesco a staccare all'ultimo. Ok. Ne ha lui, eh. Ne ha. Più del naso a me. Deficit. Oh, niente, eh. Non riusciamo a staccarlo. Guardalo lì. Adesso gli abbiamo dato qualche metro. Ma con grande difficoltà. Con grande difficoltà. Andata? È andata. Forse l'Audi S1 era più indicata. Però non me l'ha fatta prendere. Avete visto che non me l'ha fatta usare. Quindi secondo me non ce la fa usare. Questo classe A, ma è una macchina che io la trovo molto più simpatica da guidare. VTEC Turbo, just kidding, yo. Quindi veramente aggressiva. La migliore trazione anteriore, non l'abbiamo fatta 4x4, quindi l'abbiamo migliorata ulteriormente. Abbiamo praticamente fatto un Focus RS. Via. Cambio fulmineo. Partiamo subito. Oh. In prima posizione, macchina un po' più leggera rispetto al classe A. Un telaio nettamente migliore. Perché BMW Volkswagen davanti in prima posizione. È anche nettamente più veloce rispetto a classe A. Sao. Tende subito a farmi barcollare un po'. Frenata termoatomica, i freni sono veramente eccezionali. Il cambio fulmineo nonostante sia un manuale. Sono in scia. Non riesco, non ne ho. Ok. Tengo giù. Il mio telaio me lo permette, cosa che alle 46 non glielo permette. La trazione integrale mi fa uscire molto veloce dalla curva.
Pinzata termoatomica numero 2, numero 3. Yes man. Oddio, ho avuto un po' di problemi. Ok, ok. Voilà, beh che porta a casa. Beh che porta a casa. Olè. Voilà. Voilà. Oh, oddio. Oddio. Six underground, signori. L'ho fatto apposta. Non è vero mai. Mi sono fatto riprendere praticamente. Brava Honda. La frenata preferisco quella del classe A, eh. Come motore. Guardate che bella strumentazione, un caccia. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pinzata. Settemila giri si cambia senza paura per un VTEC. VTEC è abituato a girare over 9000, quindi non in questo caso, perché il VTEC turbo ovviamente ha dovuto ridurre un po' i giri a causa del turbo per non avere problemi. Senza paura, senza paura. E abbiamo vinto la BMW M6 del 2013 Forza Edition. Una macchina che vale dei bei soldini, eh. Quindi non bisogna sottovalutare mai questi eventi stagionali, eh. Eccola qua, guardate che splendore. Che macchina straordinaria. Premi in crediti, ne abbiamo spesi 10 volte per essere così. Quindi buono. Un buon investimento è stato. Influenza, nuovo livello. Bello quello lì. Potevi anche darmelo, vabbè. Signori, direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, 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 ciao.